Quindi, con il passare dei giorni, mi rendevo conto che il mio pensiero era sempre più su Andrea e sempre meno su Alessandro. E anche con il tempo glielo dissi: guarda, Ale, che io penso spesso ad Andrea, la cosa nei tuoi confronti mi sta scemando. Non so se è dal fatto che non ci possiamo vedere, non ci siamo visti, però sta andando a scemare. Da lì poi Andrea era anche lui molto presente, mi chiamava tutti i giorni, lo ribadisco. Quando ad un certo punto, vabbè, ci siamo visti perché sono andata a prendermi le mie cose a casa sua, poi a distanza di qualche altro giorno dove sentivo sempre meno l'esigenza di parlare con Alessandro e sempre magari di più, mi faceva sempre più piacere sentire che comunque Andrea mi cercava, perché Andrea mi ha sempre cercato appena usciti da lì. Una sera abbiamo fatto una videochiamata e in quella videochiamata ho capito che comunque guardandoci così, parlando al telefono, ho capito che le emozioni per Andrea, il sentimento per Andrea c'era ancora ed era ancora forte. L'ho capito in quel momento, cioè mi sono resa conto che nonostante Alessandro fosse per me il ragazzo ideale, il ragazzo perfetto, perché per me Alessandro rappresenta una persona stupenda, mi sono resa conto che nonostante ciò io comunque non sarei riuscita a proseguire una conoscenza.